Il progetto Agorà è andato avanti in questi mesi, oggi presentate un video con anche i vari stakeholders. È andato avanti, sono partite tutte le 5 linee di azione previste dal progetto, sono stati selezionati i 100 beneficiari di quelli che saranno le attività formative di riconversione per il lavoro e delle attività poi di tirocinio extracurricolare all'interno degli enti. Oggi presentiamo e riportiamo alla cittadinanza e alla popolazione quelle che sono appunto le possibilità e le opportunità anche per poter stimolare l'indotto che oltre ai 26 partner sicuramente deve coinvolgere anche le aziende del territorio che all'interno di questo progetto possono svolgere un ruolo da volano per dare delle risposte di inclusione sociale ai soggetti che attualmente si trovano in situazioni di difficoltà o di bisogno. In quanti hanno partecipato, ricordiamo? Sono 283 soggetti che hanno presentato la domanda, dei quali sono stati selezionati in 100 con un'età media di 50 anni circa. E proprio uno dei criteri del bando era dare una premialità a coloro che avevano superato i 45 anni di età, proprio perché in quella fascia di età e con delle problematiche legate all'inclusione sociale, oggi, stante anche la crisi in atto, è veramente complicato potersi reintrodurre nel mondo del lavoro una volta che si è ai margini. Il progetto nasce perché vogliamo ridurre il disagio sociale di quelle persone più fragili e svantaggiate. Con questo progetto li andiamo a formare, a orientare e permettere a loro di avere un'inclusione lavorativa e sociale. Questo, diciamo, è l'obiettivo principale, però dopo ci sono tante altre iniziative all'interno di questo progetto che vale circa 3 milioni di euro. Inizialmente erano state finanziate 4 progetti, io ho voluto che si finanziasse tutte e 7, siamo usciti a questo obiettivo. È un primo passo importante per tanta gente che ha bisogno, soprattutto in questo momento difficile che stiamo attraversando con la pandemia. Quindi a questo si aggiungeranno tante altre iniziative di inclusione sociale per le persone più deboli con la nuova programmazione dell'FSE 2021-2027. Senta, invece la Comunità Montana è l'ente capofila, ricordiamo che appunto 25 partner, ci sono anche gli altri enti che partecipano. Noi siamo capofila nella nostra qualità di ECAD, ci sono altri 3 ECAD a livello provinciale, il Comune di Teramo, l'Unione dei Comuni Val di Brada e l'Unione dei Comuni Terre del Sole, oltre ad altri 25 partner pubblici e privati, tra i quali la Camera di Commercio dove siamo oggi a svolgere questa conferenza stampa, proprio per dare la possibilità e l'opportunità di allargare e creare quella partnership per quel sistema di rete che in questi progetti diventa fondamentale. L'aver allargato così tanto i partner a livello provinciale dà una possibilità in più a quello che è attualmente il nostro territorio di riferimento.